cinesi. Se non riesci a saltare asticella, passa sotto asticella. Stai correndo per denaro? Tu stupido! Corri per sesso? Tu stupido! Cammina piano e trovi moneta in strada per fare sesso. Non sesso con moneta! Stupido! Ami donna, attento al suo compagno. Ami uomo, attento al suo compagno. Popolo odia verità, ama bugie. Che fanno sognare. Culoni e corridori. Nel regno di Culonia, qualche giorno fa, viveva Re Culone, circondato dalla sua corte di funzionari, e tutti loro sedevano sul poltrone di grandi dimensioni per contenere la cosa più importante che possedeva, il culone. Per mantenere il culone bello grosso, Re Culone e la sua corte si nutrivano delle granaglie, un mistone ipercalorico che ogni giorno era fornito dai corridori, persone del popolo che correvano dalla mattina alla sera e che per questo erano magre e avevano il sedere piccolo. La maggior parte dei sudditi di Culonia erano corridori e si dannavano l'anima per portare più granaglie possibili al re.
e mantenere la sua corte e il loro culone. Ogni corridore doveva portare 100 sacchi di granate al giorno. Se non ci riusciva, veniva rinchiuso in prigione e il suo nome affisso nei manifesti di tutta la città, con tanto di foto e la scritta a caratteri umiliati: incapace ed evasore. Il popolo dei corridori era stanco di questa situazione. D'altra parte, la stagione molto succitosa aveva reso il raccolto delle granate scarso. Di conseguenza, il sederone del re si stava riducendo di alto. Un centimetro! Ho perso un altro centimetro! Gridò Re Culone alla moglie un mattino, disperato. Marito mio, il popolo è scontento, per questo ti porta poche granate, sospirava la regina Tatiana Sederova. Hai ragione, moglie mia, ma tu sai che io sono un re democratico che ama i propri figli. È bene che il popolo si esprima. Ti farò votare per qualche cosa. Indirò subito delle votazioni. Bella idea, disse la regina. E su che cosa dovranno decidere? Per esempio, i sacchi delle granate. Hai visto come sono? Adesso mi fanno una tristezza. Ho un'idea. E la sussurrò alla regina nell'orecchio perché nessuno sentisse. Ah, il popolo sarà entusiasta. Viva la democrazia! Rise la Sederova. Così furono indette le votazioni popolari. Sulla scheda elettorale stava scritto così: caro corridore, Re Culone ti dà la libertà di scegliere una cosa che cambierà in meglio la tua vita. Purtroppo vogliamo distribuire le schede elettorali e far vedere al nostro pubblico come si votava una volta. Prego. Prego, una scheda elettorale anche lei. Prego. Mi raccomando, votare. Come potete vedere, Re Culone festeggiò un mese intero con tutta la sua corte. Il popolo dei corridori per l'allegria andò a letto 5 minuti più tardi, una domenica d'agosto, perché piove. Tutte le schede avevano il sì parlato, tranne una sola che aveva il no selezionato. Chi ha osato, disse Re Culone al capo della polizia, trovatelo e trattetelo in prigione. Tutte le case furono setacciate, una ad una. I poliziotti del re frugarono anche nelle chiese e nelle baracche dei corridori più poveri. Alla fine era rimasta solo la misera casetta di un corridore, il vecchio Grogione, che viveva con suo nipote, Anna. Tuo nipote ha votato no, abbiamo le prove, disse il capo dei poliziotti. Si è sbagliato. Voleva votare sì, è un ragazzo. Prendete meno, lo difese Grogione. No, zio, disse Anna. Hanno ragione loro, è vero, ho votato no. Lo farei ancora. Non fate del male a Grogione, ti seguirò senza fare storie. Così Anna fu messo in prigione perché non aveva indovinato la risposta esatta da scrivere sulla scheda elettorale. Nelle lunghe giornate in prigione, Andalus fece amicizia con un topolino di nome Eusebio, appassionato di elettronica. Eusebio aveva la tana proprio nella sala da pranzo di Re Culone e, d'accordo con Andalus, piazzò dei microfoni attorno, alcuni nascosti, altri bene. Un microfono da concerto lo mise in mano alla regina Sederova, promettendo un imminente karaoke. L'altro lo mise al collo di Re Culone, in attesa di un'altra persona che lo conosce. In quel periodo il popolo dei corridori, come unica distrazione, aveva il torneo di bocce, che veniva trasmesso in diretta sul maxi schermo della piazza principale di Culone. Domenica 22 luglio ci sarebbe stata la finale. Lo stesso giorno e alla stessa ora, Re Culone si veniva in gran segreto con i suoi funzionari e la regina
per fare il conto delle granaglie depositate e prendere importanti decisioni all'insaputa del popolo. Andalus e Eusebio collegarono il maxi schermo ai microfoni del re e della regina, insieme a una webcam. Così i corridori non videro la finale del torneo di poker, ma la riunione segreta del re e della regina. E come sentirono i corridori in diretta a sé. Cara, ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto i 100.000 sacchi di granaglie nel nostro deposito segreto. Possiamo fuggire da questi quattro pezzetti di corridori e andarcene all'estero. Il mio amico, il re di Cialtonia, ci aspetta a braccia aperte. Metterà tutte le nostre granaglie nei suoi depositi frigoriferi. Contenta e la regina Siderone. Caro, il nostro sogno si avvera, avere il culo più grosso del pianeta. Scusa, non avevi promesso di lasciare 10 sacchi di granaglie per i corridori del cuore? Oh, chi vuoi che si ricordi delle mie promesse di tutto il televisore? Quegli stupidi corridori che muoiono di fame. Andiamo, l'aereo regale ci aspetta. Ho detto a Telegossi che andiamo in Cialtronia per una visita di Stato. Chiama il nostro autista, andiamo all'aeroporto. 5 minuti dopo si presentò al Palazzo Reale non uno, ma 1000 autisti, tutti disposti ad accompagnare il culone e la regina Siderova, non all'aeroporto, ma nella piazza con il maxi schermo, dove il popolo dei corridori, curioso, lo condannò a dimagrire e a distribuire ai più poveri le granate nascoste e a portare rispetto al nuovo re Andalus e al suo primo ministro. Io credo. E alla fine si porta via tutto.